Ciao a tutti, grazie per essere qui a guardare questo video. Buongiorno, buonasera, buonanotte a seconda di quando lo state guardando. Adesso sono le 9 di mattina del 26 aprile e stasera ci sono le estrazioni di venerdì perché ieri è stata festa. E vi faccio vedere qualche cosa di interessante con il mio programma Lotto++ 2019 Gold, alcune cose che stavo verificando proprio adesso. Non so se qualcuno ha visto che avete fatto caso, osservando uno dei miei ultimi video dove parlavo di come utilizzare il tabellone analitico, che i due numeri che stavamo seguendo sono appena usciti, ed era in particolare il numero 87, che era vicino a Paiato o comunque a distanza, mi sembra, massimo di un'estrazione, con l'80 su Roma. Insomma, questa ricerca vi consiglio di osservarla, ok? Questa valutazione fatta, ecco, così lo vedete meglio. Ok, questa valutazione è fatta sul tabellone analitico. Vi consiglio di guardarla perché è sempre un esempio per utilizzare al meglio questo tabellone dinamico che trovate in questo programma. È l'unico programma in cui trovate un tabellone dinamico dove potete, ecco, vedete, si può andare indietro di una estrazione. Avevamo segnalato proprio l'87 e l'80, e passando all'ultima estrazione, l'87 scompare perché è uscito. Rimangono interessanti questi, 49 e 43 a Milano. Sotto nella descrizione vi metto il link al video dove ho spiegato come utilizzare al meglio il tabellone analitico. Va bene, ma oggi parliamo di un'altra cosa che ho notato interessante, ed è in particolare una cosa osservando il grafico lineare dei ritardi. Qui dal menu iniziale, vedete questa funzione in alto? Questa è una cosa di cui vado fiero veramente, perché è una delle funzioni più belle che ho mai fatto e che ho mai sviluppato e che ho mai visto, perché non c'è nessun programma che abbia una funzione simile. Grafico lineare dei ritardi. Clicco qui, mi si apre questa videata, ecco, la metto nel quadro visibile. Stavo osservando che su Napoli, sulla ruota di Napoli, è interessante la situazione del numero 86, per questo lo trovate già cliccato qui, proprio perché stavo osservando. Vedete, cioè praticamente come funziona questa funzione. Cliccando su ogni numero vi fa vedere qui sulla destra il ritardo attuale del numero. Per esempio il numero 1, ciao, potrebbe essere interessante, vedete, ha un ritardo attuale di 35 estrazioni. Prima, quando è uscito, aveva 9 turni di ritardo. Prima 4, 3, 2, 3. Quindi praticamente queste sono le distanze di sortita, ok? Ogni quante estrazioni è uscito questo numero, in questo caso il numero 1. Osservando gli altri numeri, ce ne sono alcuni che non ci dicono assolutamente nulla, vedete, non so, il 2 non ha nessuna regolarità. Il 3 è appena uscito, 0 qui significa che è appena uscito, no? Infatti se andiamo a vedere Napoli, però dobbiamo essere all'ultima estrazione, eccola qua. Napoli, il 3, ok, ultima, ho cliccato mostra l'ultima. Napoli è appena uscito il 3. Ritorno nel quadro che stavo esaminando, guardando i vari numeri, non ce ne sono tanti che sono interessanti. Ecco, questo è il 9, potrebbe essere, no, l'8, scusate, potrebbe essere interessante, ha una sua regolarità, ma ce n'è uno in particolare che è eccezionale, quello che avete visto all'inizio, che era l'86. Guardate che cosa. Allora, lui sta ritardando da 2 turni. Prima ha avuto 2 turni di ritardo e prima ancora due, cioè è uscito a distanza 2 per un paio di volte. La cosa è molto interessante e è anche molto regolare, vedete qui 7, 9, 5, 2, 1, 4. Eccezionale, secondo me questo è da seguire assolutamente. Insieme a quale altro numero, però, per vedere
insieme a quale altro numero seguirlo, sfruttiamo un'altra funzione del programma, e cioè le frequenze mensili. Quindi ritorno al menu iniziale. Intanto mi sono segnato Napoli 86. Vado a vedere nelle frequenze mensili, infatti trovate già Napoli perché stavo studiando proprio questa cosa. Se fate una ricerca osservando lo scorso anno, dove lo scorso anno c'è il 46 che ad aprile. Questa funzione mostra la frequenza dei numeri, cioè quante volte è uscito ogni numero nel mese esaminato. Okay. Aprile 46 è uscito 3 volte lo scorso anno, il 64 3 volte. Osservate questo 67, che dopo vedrete diventa interessante, che è uscito 2 volte. Ok, e da qualche parte c'è un 43, eccolo, uscito 2 volte. Ok, andiamo indietro, osserviamo negli ultimi 2 anni, mi fa una classifica degli ultimi 2 anni, dove il 67 arriva 4 volte. Abbiamo questo 33 che è una new entry. Ok, andiamo ancora avanti, ultimi 3 anni. Abbiamo il 67 che comincia a farsi interessante e il 43 ancora, osservatelo, sta qui. Andiamo a vedere gli ultimi 4 anni. Il 43 diventa il più interessante di tutti, ha avuto 6 presenze ad aprile negli ultimi 4 anni, c'è scritto qui sopra, a Napoli. Il 67 5 volte. Andando avanti così, salto qui alcune valutazioni, andiamo che ne so, a 7 anni, abbiamo il 67 10 volte uscito negli ultimi 10 anni, scusate, negli ultimi 7 anni, e il 43 9 volte. Poi c'è questo 18 che sta qui, ma diciamo non è interessante perché l'anno scorso, per esempio, non era tra quelli più presenti. Invece vediamo che continuando ad osservare i numeri, arrivando anche fino a 10 anni, gli ultimi 10 anni, abbiamo ancora il 67 con 12 volte, si è fatto vedere ad aprile negli ultimi 10 anni, e il 43 11 volte, il 43 abbiamo visto che ha cominciato a essere quasi sempre presente. Insomma, se voi fate con calma un'analisi dei numeri che sono stati più frequenti, andando a osservare tutti questi periodi, troverete il 43 e il 67. Cosa significa? Che questi numeri devono uscire, devono una parola grossa, potrebbero uscire in questo mese. Ma andiamo a vedere che cosa è successo in questo aprile. Quindi chiudo qui, mi porto alla prima estrazione del mese, che eccola qui, siamo al 2 aprile, Napoli, al 2 aprile. Ecco qua, il 43 è uscito subito. Guardate che quella funzione dell'analisi delle presenze mensili è eccezionale, una delle cose più belle che ho mai visto. 43 è subito uscito, quindi chi magari giocava quel numero perché l'aveva visto avrebbe vinto al primo colpo. Andiamo avanti, il 67, eccolo qua, al 4 di aprile è subito uscito il 67. È una combinazione? Sì, è una combinazione, ma diciamo, noi l'abbiamo scoperta con una valutazione statistica, interessante, no? Quindi sono tutti e due usciti già. Andiamo avanti, vediamo se sono usciti altre volte fino all'ultima. Guardiamo sempre Napoli, eh? Allora, altre volte mi sembra di no. Sono usciti solo una volta. Io direi che sono ancora interessanti questi. Quindi a Napoli è interessante seguire l'86 come numero singolo, come andata, e poi una terzina fatta dai numeri 86, 43 e 67. Prendete questo programma, chi non ce l'ha, perché man mano avrete visto, insomma, che sto mandando parecchi video, perché ho capito che far vedere i video è la cosa migliore per capire queste funzioni. Ogni volta andremo a studiare qualche cosa in questo programma. Guardate sotto come si fa l'acquisto.
È un programma che funziona solo su PC, non me lo chiedete per i vari telefoni perché non funziona sui telefoni, funziona su un PC, va bene anche un PC di tanti anni fa, è un PC di 10 anni fa, va benissimo, quindi al massimo ne potete comprare uno da 50 euro, va più che bene. Il programma costa pochissimo, considerate che è uno dei migliori programmi nell'universo conosciuto e anche nelle altre galassie. E quello che voglio chiedervi anche è di mettere un bel mi piace a questo video, così io capisco se ne volete altri oppure no. E per favore iscrivetevi al canale, così siete informati quando metto nuovi video. Sotto trovate anche il link a qualche altro video riguardo questo programma. Ciao a tutti, grazie e a presto.